a batteria carica, ho avuto un'autonomia intorno ai 1000-1100 km. La Mercedes Classe C è un'auto che ormai conosciamo bene, abbiamo appena fatto il perché noleggiarla e c'è un test drive doppio della versione MG-Line e della All Terrain. Questa però è una versione ancora più interessante perché è la 300DE, quindi plug-in hybrid ma diesel con un'autonomia totale davvero interessante e ottimi consumi. Adesso ve la racconto un po', prima però vi invito, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e a commentare o lasciare un like per farci sapere cosa ne pensate voi della Mercedes Classe C. I motivi per cui noleggiare la Mercedes Classe C in generale li abbiamo già visti in auto comoda, con tutta la tecnologia del marchio premium, ma noleggiare la 300DE significa unire il meglio dei due mondi, ovvero l'elettrico e il diesel. Qui abbiamo 100 km di autonomia solo in elettrico e una grande autonomia in generale perché la batteria, usando la modalità ibrida, si scarica ben oltre i 500 km, con consumi di circa 4 litri su 100 km in autostrada, che non sono davvero niente male. Noleggiarla significa quindi noleggiare un'auto che permette di entrare ancora nei centri delle grandi città come Milano e Roma, perché i plug-in hybrid sono ancora ammessi senza pedaggi, ma comunque anche riuscire a percorrere lunghe tratte settimanalmente, avendo tanto spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. L'estetica della classe C ormai la conosciamo bene, per cui non mi soffermerò molto. Nella nostra versione è il pacchetto MG-Line che si ispira alla C63S Performance, tutt'altra auto, e rende questa wagon più dinamica e movimentata, grazie ai minigonne ribassati, parurti dedicati ai sportivi, ma anche la griglia è specifica per il modello, così come i cerchi a 5 razze che richiamano la stella di Mercedes e hanno il logo MG in basso rilievo e sono proprio esclusivi di questo pacchetto. E lo stesso vale per gli interni. Di nuovo, il pacchetto MG-Line porta alcuni dettagli esclusivi, su tutti il bellissimo volante tagliato in basso che non finirò mai di dire quanto io apprezzi. Meno piacevoli però i tasti soft touch, soprattutto d'estate quando si tende a sudare, perché la risposta al tocco non è sempre immediata. C'è anche la texturing in fibra di carbonio che accentua l'estetica sportiva vista all'esterno, ma l'impronta è quella del comfort. I sedili sono a completa regolazione elettronica, compreso il poggiatesta, e i tasti si trovano sul pannello porta. A impreziosire l'ambiente, anche il sistema di illuminazione interna RGB con infinite possibilità di personalizzazione. L'esperienza premium del resto oggi si ha anche nel comparto tecnologico e il sistema MBUX di Mercedes, per quanto forse avrebbe bisogno di una rinfrescata grafica, è sempre una garanzia. Fluido e intuitivo, si comanda bene anche coi comandi vocali e ha lo sblocco con l'impronta digitale proprio come su alcuni smartphone. Il display è posizionato bene, ha la giusta inclinazione per essere sempre ben visibile e ovviamente c'è compatibilità wireless con CarPlay e Android Auto. Della classe C in realtà la conosciamo già, rimane stabile, molto piacevole da guidare perché è fluida grazie anche al cambio automatico e ha un'ottima tenuta di strada, questo perché comunque rimane un'auto particolarmente bassa e anche per questo secondo me molto piacevole. Quello che cambia è che questa, rispetto alle altre versioni che abbiamo già provato, pesa 200 kg in più e ha meno bagagliaio, questo perché sotto il piano bagagli si trova la grande batteria che assicura circa 100 km di autonomia in elettrico, che sono abbastanza realistici e che permette tra l'altro di mantenere bassi i consumi in autostrada, e questo è il vero plus, perché in modalità ibrida, usandola in autostrada, la batteria si scarica dopo oltre 500 km. È una cosa che ho tenuto conto anche perché arriva da molti feedback che riceviamo nei commenti o parlando con le persone che vogliono sapere non tanto quanto dura la batteria solo in elettrico, ma quanto dura usandola insieme al motore termico. Il valore aggiunto di questa vettura è che non è un plug-in hybrid a benzina, ma è un plug-in hybrid diesel, quindi consuma molto meno rispetto a qualsiasi plug-in hybrid a benzina, e questo perché, come Mercedes sostiene da anni, secondo me ha ragione, il diesel con le sue peculiarità e la sua coppia in basso supporta molto meglio il peso inevitabilmente aggiunto che
che comporta avere una batteria su una vettura, e l'ho notato non tanto nei consumi con la batteria carica quanto nei consumi con la batteria scarica, perché nonostante la batteria arrivi a zero, da una parte continua sempre a lavorare e per esempio quando ci troviamo in discesa, come in questo caso, ricarica, e quindi pur non arrivando a una colonnina riusciamo a recuperare anche fino a 10 km in base a quanto la discesa è prolungata, ma soprattutto i consumi a batteria scarica si sono registrati comunque intorno ai 5 litri su 100 km contro consumi di 4,5 litri su 100 km con la batteria carica, quindi non un incremento enorme, questo sempre ovviamente in autostrada, che è l'ambiente ideale per questa vettura, che comunque è grande e comunque è molto silenziosa e ben insonorizzata, quindi permette dei lunghi viaggi davvero interessanti. L'altro dato che stupisce in entrambi i casi è l'alto valore di autonomia. In questi giorni ho percorso più di 2000 km e diciamo che ho fatto due pieni sostanzialmente, per cui a batteria carica ho avuto un'autonomia intorno ai 1000-1100 km, ho fatto pieno un pochino prima, ma l'avanzo che era intorno ai 190 km, a batteria scarica riesce a percorrere intorno agli 850-900 km, che comunque non è male, sia per la potenza generale del motore, sia per il fatto che il diesel senza batteria deve supportare un peso non indifferente di una vettura che, al di là della batteria, rimane molto grande. Per il resto la classe C si riconferma una delle regine delle flotte per i valori che vi ho detto e anche per tutto il comparto sicurezza del marchio, che è da una parte molto silenzioso, quindi non è mai molesto, non dà mai fastidio, e molto preciso. Silenzioso perché ad esempio il volante, quando deve correggere e riportare in carreggiata, non lo fa né in modo brusco né in modo particolarmente rumoroso, e poi anche perché comunque il riconoscimento dei limiti è piuttosto preciso. Abbiamo un head-up display con tecnologia 3D che proietta qualsiasi cosa riconosca ed è comodissimo, e questo permette tra l'altro di non staccare mai le mani dal volante. A volte il riconoscimento dei limiti non è troppo intelligente, perché va a leggere o i segnali dei camion o altri segnali che non c'entrano con la reale percorrenza dell'autostrada o della strada, e quindi va a segnare un limite sbagliato. Ma a parte questo, Mercedes rimane una dei marchi che implementa meglio tutti i sistemi di sicurezza e non li rende fastidiosi o non va a complicare la vita a chi guida, ma li aiuta davvero. E in questo plug-in hybrid diesel si riconferma un'auto per chi lavora magari in centri urbani come Milano o come Roma, ma comunque durante la settimana durante il weekend deve fare diversi spostamenti anche piuttosto lunghi, e il plug-in hybrid diesel di nuovo unisce il meglio dei due mondi, mantenendo bassi consumi, potendo entrare nei centri urbani e d'altro canto assicurando una grandissima autonomia.